In nome del padre, morirai! Dagli fuoco! Arriva una volata! Figlia, un membro in meno! Adesso! Sta ricaricando! Ricordo di aver chiesto un libro. Benvenuti, cari amici. Siamo lieti di avervi fra noi, mentre iniziate la transizione a una vita nuova e migliore. Sappiate che il nostro scopo è solo quello di rendervi perfetti. Per alcuni i nostri metodi possono sembrare poco ortodossi, ma si sono dimostrati efficaci più di una volta. E intanto il mondo là fuori continua a precipitare in un abisso di miseria e disperazione. Quindi ricordate che per quanto abbiate sofferto nella vita, qui all'Istituto Sacrist troverete una nuova accogliente casa. Una volta entrati, non vorrete più andare via. Tempesta sarà pericolosa. Bonnie dice di sì. Bonnie, certo. Ma Anna è ancora dispersa. Il posto della Beata è accanto a noi. E lei lo sa. Niente paura. Stronzo, brucia! Prendetelo alle spalle! Cazzo, ci sta ammazzando! Devo ricaricare! Siamo nella merda! Siamo messi male! Là! Cazzo, ci sta ammazzando! Ricaricare!
Credi che questa tempesta sia partita? È bloccata da una specie di meccanismo. Devo trovare due pezzi per aprirla. Preannuncia il tuo dolore. Esso viene per il sangue che nel tuo corpo dimora e si sparge al suolo mentre le tue carni divora. Tu chiedi la pace, ma essa non ti spetta. Una lenta morte è tutto ciò che ti aspetta. Servono due pezzi da passare. Comincio a darmi... Non credo sia qui! È ancora qui! Trovate!
deve farsi vedere. Sanguina, cosa abbiamo? Giuro che se... Nell'oscurità, tutti siamo liberi. Ciò che porti è morte, signor Clay. Gli impuri devono stare al loro posto. Alzati, Lincoln. La nostra famiglia è unita. Nessun impuro può insidiarci. Noi siamo molti.
e siamo uno. La Beata verrà tra noi e il futuro sarà nelle nostre mani. Brucia, stronzo! Oh, ci sta ammazzando! La nostra famiglia ti farà la festa. Li ho finiti! Ci sta massacrando! Io mi metto qui! Vieni a prendermi, signor Clay. Non ho paura di te. Dammi un bacio. Non puoi fermare gli insanguinati. Non dovresti essere qui. La profezia si compirà. Noi! Vieni a prendermi, signore! Servito a niente, perché gli insanguinati continueranno a esistere anche quando noi due non ci saremo più. Anna è morta. Si è aperta la gola dopo aver capito cosa le avevate fatto. Era la prescelta. Era stata costretta. Da te. Fu Lincoln a volere che Anna riposasse con la sua famiglia. Il dolore può annullarti se glielo permetti. Riesce
a soffocarti. Ti rende un guscio vuoto. Quindi immagino che il punto sia... vabbè, cercare la luce in quelle intorno a noi e... aggrapparci a quella. Anche un piccolo barlume può darci speranza e un po' di pace. Forse in Anna Lincoln aveva trovato quel barlume. Il problema è che non si rese conto dell'impatto che aveva su di lui finché non l'ha persa. La morte di Anna fu una vera tragedia. Ma so anche che nella morte trovò quella pace che le era mancata in vita. Per quanto riguarda Lincoln, penso che la storia di Anna abbia solo confermato ciò in cui già credeva. A volte la vita è più terribile della morte. Lincoln lo sapeva meglio di chiunque altro. Un'altra cosa, ha chiamato di nuovo tua zia Lily. Ha detto che sta tornando con il bus. Le farà piacere vedere suo nipote venirla a prendere. Sarà bello rivederla. Grazie per avermi avvertito, padre.